Salve. Cazzo stai facendo? Ti abbasso, un po'. Ma non mi abbassare, maledizione, sembro un nano. Sì, che cazzo, lo sei fatto io, devo essere. Come siamo qua? Che cazzo ne so? Ah, se non lo sei tu, allora... Io sono ammalato. Io sono ammalato. Allora, siamo qua per fare un piccolo vlog, primo vlog 2015. Ehi là, primo video 2015. Primo video 2015, primo vlog 2015. Allora, vogliamo spiegarvi un po' di cosette, ma la cosa principale la mettiamo all'inizio. Tutto? Sì, però il premio alla fine. Sì, ci sta. Così vedono tutto il video, bastardi, caini. Abeli, no, Abeli mi sa che non esiste. No. Continua, non ti interrompo. Continui lei adesso. Allora, vi ho fatto questo vlog soprattutto per ringraziarvi per aver il raggiungimento dei 1000 iscritti, anche perché siete voi che dovete ringraziare, non dovete ringraziare noi per i video che facciamo, anche perché noi ci divertiamo a farli, siete voi che vi rompete le palle a guardare due pirla, i due coglioni dell'SMT più la terza testa di cazzo che ogni tanto scompare. Tipo oggi che non compare perché è uno stronzo, ti odio, ti bastardo. Ieri però al cinema c'era il cane. Il cane, bastardo. Caro Titi, rubo il pack che tu ancora non mi vuoi dare, pezzo di merda, ti odio. Siamo qua per far cominciare, dare la data di inizio da oggi, che oggi è il giorno del mese di gennaio 2015, il nostro primo contest. Yes! Il nostro primo contest, cari ragazzi. Un contest molto carino, che noi abbiamo intenzione di fare per voi, per darvi la possibilità di mettervi in competizione. Ovviamente voi, Desert Shadow Software, so che mi state guardando, siete odiosi perché mi siete sempre voi, quindi ovviamente questa volta la giuria per voi e solo per voi sarà leggermente diversa, ovvero sarà la mia ragazza e lei Odio Software, quindi sono cazzi vostri. Così ci sarà anche più c'è più possibilità di riuscire a vincere magari. Ah no, vabbè, facciamo ancora i complimenti ai Desert Shadows. Avete fatto veramente una cazzo di opera d'arte con quel video lì. Anche noi ci ha stupito veramente. Comunque, ritorniamo a noi. Allora, il contest funzionerà così: dovrete fare una recensione di un fucile, mi raccomando. Di un fucile o anche di una pistola, basta che sia un... una cosa che spari, ok? Di una cosa che spari, cioè che spari non dentro le mutande, attenzione, no, non come la Glock di T nel video. Comunque ragazzi, che di un'arma, quindi un'arma da software, una replica da software, che sia uno sniper, un fucile elettrico a gas, quel che altro, basta che sia esatto nel modo più ignorante possibile. Ma ignorante non significa che dovete dire cose false, cose sbagliate o cagate varie. Dovete fare ignorante stile SMT. Dovete far ridere, in due parole. Il video deve far ridere. Ma attenzione, la interrompo, mi scusi. Assolutamente. Deve far ridere, ma non come i film degli anni 80, l'80, dove arrivava una torta in faccia. Quello è stupidità. Ok? Bravo. Deve essere in ignoranza ma con stile, cioè nel senso la recensione deve essere una recensione giusta, veritiera, però all'interno deve essere anche ignorante. Poi fatela voi, una storiella o no, delle cazzate lì al momento, fatela voi. Deve far ridere, però alla fine deve essere una recensione giusta. Cioè, per farvi capire, il nostro video fatto per il contest del TFI è stato fatto magari in 3 ore. È fatto dal momento, come loro hanno ben notato. Sì, penso che l'abbiano notato molto bene. Il video è fatto bene di per sé, perché comunque spieghiamo bene un abbigliamento, un setup. Però lo spieghiamo in modo tale che faccia ridere, che sia ignorante, che la gente lo guardi e si dica: oh, una recensione che fa ridere, una recensione che la guardo felicemente, una recensione che ci perdo 5 minuti a guardarla. Quindi, cari ragazzi, noi vogliamo appunto questo, vogliamo che anche la vostra ragazza guardi la vostra recensione e si metta a ridere. Questo è il nostro obiettivo. Se non avete una ragazza, fate ridere la mano destra o la sinistra, se siete mancini.
Federica e Veronica non ci mollano mai le cale, ragazzi, anche da fidanzati. Comunque, il video dovrà durare massimo che mi piaceva, l'8 minuti, che ci sta, si riesce a fare tutto, si riesce a fare. Quindi 8 minuti di video ignorante, video di un'arma, meglio di così? Sì, lo mettete nel vostro canale e poi ce lo linkate direttamente nel nostro account, perché non è la pagina Facebook che non c'è più, il nostro account di Facebook. Esatto, e se non si dovesse avere Facebook, comunque vi lasceremo in descrizione una mail dove poterci inviare il link, appunto, e vari. Ovviamente non staremo lì a guardare il la qualità del video, nel senso la qualità di ripresa, perché ovviamente non tutti hanno una videocamera, non tutti hanno una GoPro, non tutti hanno un cellulare performante, quindi a noi quello non ce ne frega nulla. Ci frega soprattutto, anche se molto relativamente, della qualità della ripresa proprio, del modo in cui riprendete. Ok, per dire, adesso vedete la nostra telecamera su un treppiede, ovviamente non vi stiamo chiedendo di comprare un treppiede, tac, ma non vogliamo vedere dei video Parkinson style. Esatto. Ok? Perché dopo, cioè, il nostro dopo gettiamo l'anima se diamo un video del genere. Succede a volte, perché vabbè, ovviamente uno magari lo faccio con il cellulare, va benissimo, non c'è problema. Però datelo a qualcuno che non ha Parkinson, ecco. Che è sempre una bella cosa, però. Esattamente. Perché che cazzo. Esattamente. Quindi, noi ci interessa soprattutto quello che voi dite, quello che voi fate, quello che ci trasmettete. Come sarà anche strutturato il video, perché è più importante anche quello. Esatto. Boh, questo è il contest, cari ragazzi. Comunque tutte le altre info sono giù in descrizione, quindi eventualmente se avete capito qualcosa, nostra colpa. Ma e andate giù. 8 minuti, ti ho detto. No, è il tempo del contest, cioè la durata del contest. La durata del contest. Io farò il mestiere. Allora, oggi non possiamo dirlo perché non so se lo carico oggi. Oggi lo carichi. Sì, oggi lo carico subito. Oggi lo carichi. Allora, oggi che è l'11 di febbraio, sì. 11 di gennaio, facciamo 15 di febbraio. Ah. 15 febbraio mi piace. A metà mese di febbraio. Il famoso Ferragosto di febbraio. Il famoso Ferragosto di febbraio, a mezzanotte si chiudono i battenti. Bravo. Bravo. Comunque, e questa è la nostra prima parte. La seconda parte, prego. Allora, 2015, 2015 abbiamo delle news. Perché? Scritto Nev con 4S, okay. A volte 5, dipende, giorni pari o dispari. Giusto. Allora, il cane qua ha venduto un po' di fucili che abbiamo già recensito. Un po' figo, erano tutti 6. Porca puttana. Abbiamo recensito tutti quelli. Tutti quelli lì. Ok, perfetto. Se ne è preso un altro. Avete fucili. Se ne è preso un altro che non vedo l'ora che arrivi, perché tanta roba, non vi spoileriamo niente, però beh, vedrete in futuro. Ho comprato anche un VSS che sparava 0.23. Quindi avremo nuove recensioni, anche gli altri ragazzi del gruppo SMT hanno preso anche i nuovi fucilinini, quindi anche lì avremo nuove recensioni, quindi 2015 sarà pieno di recensioni come l'anno scorso. Pieno di video, poi ci sarà una piccola introduzione nelle nostre rubriche, sarà SMT News, in pratica io medesimo mi sbatterò ogni mese per cercare delle news sempre riguardanti il mondo software e niente, farò dei video dove vi racconterò queste piccole news da tra fucili, setup e cazzate. Diciamo che è un telegiornale del software. Esatto. Vediamo la cosa. Anzi, sarà un telegiornale, perché metterò tutte tipo le sigle, tutte le cazzatine. Sì, mi sbatterò altrimenti. Devo ancora decidere se fare tipo vari piccoli video, tipo farne 2 o 3 al mese, o farne magari uno lungo al mese. Devo ancora decidere. Comunque, penso che partirà per febbraio, perché adesso sto tirando giù un po' di news. Magari fine gennaio arrivo un video, però più probabile a febbraio. Che buono, ragazzi. Bravo. Invece io non c'ho neanche una novità. Bene, complimenti.
Anche perché io devo portare avanti la cam scope, che cari ragazzi, in inverno portare avanti quella serie lì è veramente difficile, perché usare il cecchino in inverno dove non ci sono alberi, soprattutto in bosco, andiamo a giocare in bosco, cazzo, è difficile, è quasi impossibile. Poi ricordo che sei andato a Cameri ancora. Sì. E niente, uscirà una nuova serie di Cameri, che sono due episodi, che sono qualcosa di incredibile, dove si vedrà per la prima volta la T-Cam. Incredibile. Che perché mi hanno regalato una nuova GoPro, la GoPro entry level a 124 euro. Abbiamo fatto un fugno per fargliela regalare. Ok ragazzi, è una grazie ragazza, grazie, ti amo tanto. Grazie Miguel. Ok, grazie Miguel che ha detto alla ragazza cosa regalarmi. Comunque, e sarà un video diverso dai nostri soliti, perché si vedrà completamente dall'inizio alla fine, da due prospettive diverse, sempre a schermo, tutta la giocata. Esatto. Quindi sarà diverso rispetto al primo Charlie One che avevo fatto io. Esatto. Dove le giocate erano spezzate, ok? E se non sbaglio, se c'ero io, ero tutto schermo. Invece sì, tu hai usato tipo in basso a destra. Ho messo la videocamera che non utilizzavo. Quindi ogni singola cosa. Quindi per vedere il video perfetto dovreste vederlo due volte. Perché tecnicamente io dopo ovviamente metterò a schermo intero la videocamera dove c'è la giocata un po' più interessante, dove c'è più movimento. Esatto. Quindi farò molti switch, non darà fastidio, è venuto fuori un video godibile. E vedremo un po', anzi anche se mi è caduto un po' la videocamera in basso, che sono fatto girare i coglioni. Vabbè, a volte succede che magari non stringi bene la vite, prendi un ramo e si abbassa un pelo. Niente, lasciando a parte la GoPro di S che è un po' in giù, nei commenti, sia qui o direttamente nel video dove li caricherà, commentate sul fatto se vi piace più la modalità che ho fatto io o la sua, o vabbè, commentate. Dopo. Dateci un parere comunque anche per capire come fare i video in futuro. E se dite che preferite la sua, io vi vengo a prendere ogni singola persona, vi vengo a prendere a casa, perché ci ho messo. Mi sono fatto questo per farlo, una cosa imbarazzante. Ah, venite su Facebook, aspetta, tu sì, quindi continua tu. Ok, venite su Facebook, cari ragazzi, perché Facebook abbiamo fatto una nuova bella cosa, abbiamo fatto l'account. L'account, il profilo di SMT Software. Ed è una cosa incredibilmente figa, perché abbiamo la possibilità di interagire, di interazione con voi, con ogni singola persona che ci scrive, molto più veloce e molto più facile. C'è molta più fanbase che ci può seguire in modo ancora più semplice. Quindi, cari ragazzi, l'account di Facebook è qualcosa di incredibile. Ah, è il premio! Esatto. E mi sono dimenticato. Capita. Vado a prendere il premio. Andiamo a prendere il premio. Allora, il premio non è questo, questi sono i suoi, okay? Il premio è questo. È la stessa marca, è la stessa tipologia. Sì. Il colore, poi lo decideremo insieme. Sì, basta che ce lo dite. Ce lo dite, noi eventualmente ordiniamo e vi lo spediamo a casa. Cosa sono? Allora, sono i guanti della Mechanics modello Impact. Sì, è carino perché è tanto meno morbidoso qua, ragazzi. È tutto gommato, quello più tamarro, più ignorante di tutti, cioè la SMT non prende cose classiche. Bravo, fagliettino. Questa è la versione Tanner, che ovviamente io non amo il Tanner. No, non sei capito, eh. Che cazzone che sei io. Il tan è inutile, ragazzi, nei nostri campi, però vabbè, se a voi piace, io lo odio proprio. Io spiego, primo contest, quindi ci sarà alla fine un solo vincitore che si porterà a casa questo paio di guanti. Non è un gran premio, perché non è bene, non stiamo regalando tutto. Raga, dovete divertirvi, non c'è frega cazzo del premio, raga. è così, eh. Giusto, però vabbè, ragazzi. Comunque, il nostro primo contest, se nel futuro riusciremo a fare qualcosa di più figo, di più potente, saremo ben volentieri di farlo. Il prossimo contest è su 5.000, cari ragazzi. Ah, e non ho detto ancora un'altra cosa, Mighi. Che ci sarà un video bonus. Cazzo, c'ha anche ragione. Allora, anzi, due video bonus. Eh,
Grazie. Due video bonus. Sta durando un botto sto vlog, facciamo più in fretta possibile. Allora, il primo video bonus, ok? Vediamo così. Faremo una recensione molto molto ignorante, perché me la ricordo che era veramente ignorante. Cioè, più che ignoranti eravamo scemi, dei bambini da 5 anni che vedevano per la prima volta dei fucili. E però qual è bello? Di armi vere. Sì, armi vere. Beh, sì. Armi vere. Vere. Ok. Se non ricordo male c'era un 416. 416, un ciclino. Il primo degli unici due che sono in Italia. Cioè, è questo, lo sottolineiamo. Poi c'era un cecchino molto simile al USR che non mi ricordo il nome. Un SL8. Anche quello, c'era una Glock, una Colt. Un botto di pistola, c'era tipo 4. C'era la beretta. Molto bello, durerà un po', però comunque ne vale la pena, ragazzi. Cioè, eravamo come detto di prima, bambini, sì, in un negozio di caramelle, una cosa incredibile. Ma perché non abbiamo sparato perché eravamo in centro abitato, cosa che avremmo voluto fare veramente. Però comunque un conto è prendere un bel fucile che costa, non so, 500 euro da Softair, che è fatto da Dio, quasi come quello qua, tipo gli AK delle AEL. Un conto è comprare uno da 3000 euro, vero? Un conto è avere un fucile veramente vero, cioè tiri indietro l'otturatore ed è, cioè, te la cambi interna. Tiri indietro con l'otturatore e che difficoltà tirare indietro. Comunque questa è la prima novità. La seconda? La seconda è che come video ringraziamento, mettiamola così, per i 1000 iscritti abbiamo in mente di fare un live. Ovviamente su YouTube, incredibile. No, ok. Noi però lo faremo con Google Plus. Perché con Google Plus? Perché abbiamo in mente di fare un live insieme ad altri youtuber. Adesso li stiamo contattando, cercando di fare una cosa abbastanza grossa. Più saranno, allora faremo. Più ignoranti saranno. Ignoranti. Ovviamente se saremo in tanti, tipo faremo, che ne so, butto lì l'idea, prima mezz'ora ci saremo noi, ovviamente sempre noi ci saremo. Con altri due. Con due o tre, così. Sì, e esatto. Poi l'altra mezz'ora ci sarà YouTube, perché farli tutti insieme, metti che saremo 10 youtubers per dire, adesso sparo così, sì. Farlo tutti insieme viene un casino. Voi però lo seguirete in diretta da YouTube, perché ovviamente ci sarà la possibilità di guardarlo su YouTube. E questo sarà? Il giorno? Allora, questo sarà il giorno 24 gennaio, che è un sabato pomeriggio. La nostra idea è di farlo così. Non si sa mai che può cambiare, che ne so, la domenica, però il nostro giorno preferito sarebbe un sabato pomeriggio. Sì, verso le 18 comincerai tutto quanto, eh? Sì, sì. No, ma magari anche alle 5, che dici? Alle 18. Vabbè, non si sa mai che ti rinduttoriamo due ore. Facciamo fino alle 20. No, non mangio. Vabbè. Voi tenete come orario le 18, poi comunque ormai non posso dire pagina Facebook, nel nostro account Facebook. Ci pagina Facebook, però non ho capito. Metteremo tutti i dettagli, ma anche sotto questo video metteremo tutti. Eventualmente comunque poi faremo un altro vloghino per darvi conferma che ci sarà il live. Ci sarà, appunto. Tutto ciò lo facciamo da soli, per quale non è un problema. No, sì, sì, c'è. Dobbiamo dirvi esattamente il giorno, esatto, e l'ora. Esatto. Ok? E nel caso ci saranno dei youtuber, vi diremo chi sono. Chi sono, ovviamente. Ok. È tutto. Penso che sia tutto. 20 minuti di vlog, penso, qualcosa del genere. Chi è arrivato qui fino a questo punto metterebbe già solo adesso un guanto di M. L'atto di vincerselo. L'atto di vincerselo, esatto. Indi per cui. Io. Anzi, fucsia. Uno Santani, l'altro fucsia. Dai, è tutto. M pure T dall'alto dei cieli ci sono. Come al solito. Ok. Guardatevi American Sniper, che è tanta roba. Possiamo andare. Stay angry. Stay bio. Bella. Ciao, belli.